Buongiorno Buongiorno. ragazzi! Siamo live! Ma quanto è bella la vita, quanto è bella la vita. Yeah. Non devi essere così felice in questo video che sarà così pauroso, Marco. Ah, ci sono le cose paurose, vero? No, Eh io sì. non ho fatto video, però No. se tu mi fai leggere le storie, quelle paurose, a me fai venire paura. Già io Certo. vivo nell'ansia, è possibile che facciamo questa live? Ma dobbiamo per forza leggere le storie paurose. Ci hanno mandato un sacco di storie, ragazzi. Ci avete mandato un sacco di storie horror. Io pensavo di essere l'unica che aveva storie horror di fantasmi, eccetera. Invece ho visto che molti di voi in realtà ce le hanno. Infatti, secondo me dovremmo iniziare con un sondaggio, Marco. Ok, ah, proprio oggi partiamo col botto, col sondaggio, Eh Anna. sì, capito. Cioè, per capire subito, intanto dobbiamo capire un attimo le persone in chat. Quanti di loro effettivamente hanno avuto questo genere di esperienze? Se hanno mai visto, oppure no, se credono nei fantasmi o no? Ho scoperto, grazie a questa live di oggi, ragazzi, una cosa assurda. Prima di tutto, io oggi sarò lo scettico della live perché io non credo ai fenomeni paranormali. Paranormali. Grazie Anna. Ok, però vengo da una famiglia di maghi e di streghe, nel senso che mia mamma parla solo dei suoi poteri magici dalla mattina alla sera. Ogni cosa che succede, succede. Ciao mamma, se stai guardando, ma tanto potrà benissimo confermare anche lei, che ogni cosa, qualsiasi, sì, c'è un colpo di vento. Ma io avevo pensato che faceva freddo e guarda caso arriva il vento. Qualsiasi che c'è una canzone in televisione. Ma io l'avevo pensata, infatti l'ho fatta avverare. Tutto, qualsiasi cosa è connesso ai suoi poteri magici. Mio padre, io infatti prima stavo parlando al telefono e sto parlando con mia mamma e gli faccio: mamma, però io non so cosa dire in questa live perché io non ho mai avuto esperienze paranormali. E fa: tu no, ma tuo padre lo sai che faceva i riti quando era giovane? Io, ma che cacchio dici, mamma? Me l'ha passato e mio padre mi ha raccontato. Ho uno shock oggi, che da giovane era appassionato di cose paranormali e tipo faceva le sedute spiritiche con gli amici, vedeva i fantasmi. È stato veramente emozionante, è stato veramente emozionante. Ti ha dato anche dettagli su come le faceva. Io voglio sapere come si fanno. Marco, la prossima live dobbiamo ritrovarci e farle con la guida di tuo padre. Ma no, perché mio padre ci ha avuto paura, cioè lui ha avuto questa cosa, questa che poi vi racconterò perché me l'ha raccontata. Lui ha avuto questa esperienza che tipo lo ha scioccato così tanto che da quel momento ha smesso. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, lui ha superato la soglia tra la vita e la morte ed è andato in aree che non doveva toccare e è stato punito. Cioè, capito? E No, io vabbè, voglio non sapere. ci credo. Rendete conto che io non ci credo, invece ho una famiglia, cioè, capito che Harry Potter spostati, incredibile. Vabbè, Magari comunque. non te l'hanno detto proprio per non farti preoccupare. Ma perché sono come Harry Potter, sono sopravvissuto e c'è qualcuno che vuole uccidermi? Esatto, magari sei anche tu un mago, come tua madre prevede il futuro, tuo padre fa i riti per invocare gli spiriti, magari anche tu hai dei poteri e non lo sai. Ma fai che il neo che avevo qua, che mi ero tolto, era il simbolo tipo Harry Potter che ha capito come si chiama, la saetta in fronte e io avevo il Tu neo qua. avevi il Neo. E me lo sono tolto, quindi mi sono tolto la maledizione o mi sono tolto la protezione? Forse ti sei tolto il potere di vedere i fantasmi. È vero. Vedi, È vero. Marco, troppa chirurgia plastica ti toglie i poteri. Ma scusami. Allora, non Il Neo ricominciamo. è chirurgia. Il neo è Basta. chirurgia plastica. Effettivamente, sì, mi sono tolto qualcosa. Comunque, come si strutturerà la giornata di oggi? La giornata di oggi che durerà un'ora, si strutturerà con noi che prima raccontiamo le vostre storie, poi ci interpoleremo tra storie nostre personali e storie personali di Anna, perché nostre sono io e il mio ego, Ok. Anna, e poi vorremmo anche sapere qua in chat, insomma, qualcuno se si è spellacchiato. Mi fa partire la musichetta così comincio col nostro racconto di paura. Ciao Anna e Marco, sono Luca. Da quando ho memoria, vedo e percepisco gli spiriti. È una cosa molto di famiglia da parte di mio padre. Seppi di una mia bisnonna che addirittura veniva chiamata strega. Dal canto mio sono molto preso con i tarocchi e la magia bianca. Ma vedi che, scusate, io devo già interrompere. Vedi che è una cosa in famiglia, allora.
Io Marco non ti sento, io Io. sento solo la musica, non farmi domande. Ok, vabbè, quindi è una cosa di famiglia, ragazzi. Quindi anche io ho i poteri, secondo me. Da piccolo, nella mia vecchia casa, sia io che mio padre, che mia sorella, vedevamo questa ragazza dai capelli lunghi. Si sedeva sui nostri letti e chiamava addirittura mio padre papà. No, vabbè, ma però io non posso. Cioè, io meno male che ho le luci accese oggi. Ok. Si affacciava sempre dalla finestra con una lunghissima gonna. Si affacciava dalla finestra con una lunghissima gonna. Come si fa a affacciare una gonna dalla finestra? Vabbè. Marco nel mentre si è bloccato. Cosa? Ti sei bloccato nel mentre, ma non importa. Ma mi si sente la voce? Vai avanti, vai avanti. Io personalmente la vedevo dal tramonto in poi ed era una visione così calma, calda. Nostalgica, nonostante io ne avessi una paura smisurata. Non aveva gli occhi quando si no! Non aveva gli occhi quando si manifestava. Spesso il suo viso era privo di espressione. Solo poche volte ricordo lo sfumato delle sue iridi e il suo dolce sorriso. Ma le iridi non sono negli occhi. Vabbè, il suo dolce sorriso. A me ha sempre provocato un'enorme angoscia e ci credo, cioè è una senza espressioni, senza occhi, con la gonna. Non è forse terribile la manifestazione della morte? C'è da dire che fin da piccolo ne ero ossessionato con la morte e la spiritualità. Mio padre si prendeva degli spaventi quando gli dicevo che non vedevo l'ora di morire. E ci credo, patato, che tuo padre si spaventava se gli dici che non vedi l'ora di morire. Nel senso, credo che sia una reazione che vada oltre lo spirituale. Comunque. Purtroppo non ho mai potuto dominare questa cosa e attualmente gli spiriti sono la mia più grande fobia. Attualmente sto cercando di prendere dei sonniferi. Ah, ok, quindi non la vive bene questo suo superpotere. Questa fobia diventa così grave che mi vengono allucinazioni impossibili da attribuire a degli spiriti. Di solito la prova del 9 avviene quando non io, ma un'altra persona ha i miei stessi sentori. Madonna, però, io posso vivere così. Ebbi tantissime altre esperienze, ma non voglio quindi stare a raccontare tutto, ma racconterò la più raccapricciante. Con gli spiriti ho un enorme problema. In passato feci degli errori madornali di evocazioni e purtroppo non andarono a buon fine, semplicemente perché quando ho cercato di comunicare non fui capace di interrompere la comunicazione, come mio padre ha fatto gli stessi errori di mio padre, ma allora è una cosa comune questa, Eh sì, cioè poi che non riesce anche a dobbiamo interrompere. chiedere a tuo padre per capire. Poi magari quando ci racconti la storia capiamo quali sono questi errori. Esatto. Molti spiriti si fecero vedere da me. Un giorno mi ritrovai una foto della notte prima scattata dall'alto di me che dormivo. Inutile dire che mia madre non c'entrava nulla e sinceramente quella foto nessuno di noi sa spiegarla. Ma io capisco perché prendi i sonniferi, patatino, che ansia però. Nessuno di noi riesce veramente a darsi un motivo razionale. All'epoca, come dice sempre Anna, Anna, tu devi smetterla di rendere questi nostri listenitori, auditori, così però, dicono tutti all'epoca, eccetera, adesso per colpa tua. All'epoca è un bellissimo termine, ok? Un po' aristocratico, però all'epoca. Vabbè, anche lui parla tutto molto molto andarono, andammo, cioè anche lui parla molto al passato, quindi all'epoca ci sta. È perché un tuo fan, Anna, secondo me. Può essere. Ho attaccato questi modi arcaici. Ok, nella mia vita era presente lo spirito di questo bambino, con la tavola Uige, Uigia, Uigia. Uigia, sedia in Tipo coreano. sedia? È vero. Ragazzi, Uigia vuol dire sedia in coreano. Scusate Chissà se deriva dal coreano il termine Ouija. un attimo. Magari sì. Vai su Google a cercare da dove deriva il termine Uigia, mentre io vado avanti. Con la tavola Ouija riuscì a non rendermelo più nemico, questo spirito, ok, del bambino, ma riversava molto odio in me e il mio ragazzo. Ma come riversava odio? Ma dai! Ma non sto a raccontare episodi di coltelli o di tagli o di messaggi WhatsApp inviati a lui, scritti da lui proprio davanti a me. Allora, tu non puoi dire non sto a raccontare episodi di coltelli o di tagli se me lo stai raccontando, però, perché l'ansia me l'hai messa lo stesso, anzi peggio perché non lo racconti. Vabbè. Furono mesi di totale inferno, passati ad empatizzare con questo bambino.
veniva all'improvviso da noi, i vestiti logori, il viso spento ma acceso. Il viso spento ma acceso cosa vuol dire? Tipo il tuo, Anna, che sei bianca cadavere, però parli. Cosa? Dice che il bambino aveva un viso spento ma acceso, che è un po' come il tuo, che sei bianca cadavere, ma parli. Esatto, e sorrido, quindi magari anche lui era pallido, perché giustamente era un fantasma, non può essere. Io non ho mai visto, non penso esista. Esistono i fantasmi abbronzati, forse sì. Magari sì. Gli occhi non sbattevano mai. Ma ci credo, Luca, che non sbattevano mai gli occhi. Non è che sente il vento, il fantasma, no? E lui non ha questi Vabbè. problemi, il fantasma. Ok, meno male, beato lui. Questo bambino ha un nome e una storia che è meglio non raccontare. Ma Luca, però, allora devi smetterla con queste cose che dai, lanci il sasso e nascondi la mano, perché io ma voglio sapere la storia di questo bambino. Ma magari questo bambino non vuole raccontarla e Ah, poi ci sono forse le no, dice persone. che lo segue, Magari ok. sta guardando questa live, il bambino. No, ti prego, no, no, Bambino, Luca. se stai guardando questa live, blocca la telecamera di No, smettila, Marco. smettila, smettila, Tu smettila, smettila. Beh, non ci credi. io non ci credo, ma in realtà, dopo che ho scoperto questa cosa di mio padre, ci credo, Ah, capito? ok, andiamo bene. Cioè, è da oggi che ci credo, tipo. Ok. Purtroppo, seppur io ne sia terrorizzato, la mia vita è così satura di esperienze del genere che ora mi sembra di star raccontando una barzelletta, una mistica barzelletta della vita. Spero di non sembrare una persona che mente, è una mia grande paranoia questa. Morale della favola, mi sto avvicinando all'ebraismo. LOL. Ok. Abbiamo finito la Perfetto. storia, posso togliere la musica. Sì. Una storia lunga e intensa, caro Luca, che mi ha messo un po' di ansia, sinceramente. Io spero di non, perché io ho a volte, come ben sapete, le paralisi del sonno, che ho visto facendo il sondaggio l'altra volta, che ce le hanno in tanti. Quindi io questi spiriti a volte li vedo, quindi non vorrei che leggere queste cose mi accendesse il cervello e stanotte mi fanno venire le cose, Ma capito? già non dormi di notte, ci manca solo che adesso inizi a vedere anche i fantasmi, no? Ma magari mi fanno compagnia che sono sempre a casa da solo. Vedi, allora ci sta, ma infatti secondo me non bisogna mica vederli come. Cioè, il fatto. A parte secondo, abbiamo visto qual era il risultato del sondaggio? Che il 56% ci crede, mi Ah, sembra. ok, quindi siamo metà e metà. Metà e metà, un po' come io e te, vedi, metà e metà, io che ci credo più o meno da oggi e tu che ci credi. Io ci credo, ma. A me rende felice crederci, cioè il fatto di sapere che non è la fine se moriamo e non ci decomponiamo e basta. In realtà mi dà un po' di serenità interiore, perché vuol dire che anche se fallisco tutto in questa vita, comunque può esserci una seconda chance, no? Cioè, in realtà il fatto dei fantasmi non è che mi faccia paura perché, oh mio Dio, sono fantasmi che vogliono far male. Ti Ma calma, mi dà quel senso serenità, di così anche se qualcuno sicurezza. muore. Cioè, anche se qualcuno muore, dico, vabbè, magari diventa un fantasma o va nell'aldilà, che ne so, si rincarna. Insomma, adesso non stiamo qui a decidere quali sono le teorie giuste. Però già il fatto che muori non sia la fine, e magari, non so, i miei nonni che sono morti, eccetera, magari sono dal loro spirito da qualche parte, a me dà serenità. Ok. No. Eh sì, cioè capisco questa cosa, però vabbè, vedremo stanotte, vi racconterò stanotte se ho de delle visioni notturne. Spero di no, però sinceramente. Speriamo di no, dai, ma sentiamo la storia di tuo padre, io voglio sapere tuo padre cosa faceva. Mio padre era estremamente eccitato, non eccitato, estremamente dentro queste cose di spiritualismo, a Ok. quanto pare. Va bene. Quindi prendeva libri, si informava, ok, cioè era proprio appassionato a livello storico-teorico, proprio si leggeva i libri per informarsi su queste cose. Praticamente un giorno lui, mio padre era, in realtà tuttora è un musicista, canta, ha avuto una band, no? Ai tempi era in Sicilia e suonava con una band sicula, penso, penso di sì, perché mi sembra che fosse una storia vecchia. Quindi stava facendo le prove con la sua band dei tempi, dell'epoca, come direbbe Anna. Praticamente a una certa, un componente della band gli dice: ma perché non facciamo questa seduta spiritica con la tavola Ouija?
Ok, mio padre, che a quanto pare era super appassionato, fa bella lì, bella di padella, va bene. Prendono questa tavola Ouija e si mettono tutti con la mano lì, vedono che insomma scorre questa robina qua e esce fuori un nome. E il nome era quello di un ragazzo, a che sembrava tutto ok, però si vede che il bassista del gruppo, tipo. Sbianca completamente e tutti non capiscono e dico: Ma oh, Carlo, tutto bene? Non so se Carlo è il suo nome, però per me è Per Carlo. dire, vabbè, nome di fantasia. Carlo, tutto bene? Fa: No, raga, non avete capito? Praticamente era il nome di un suo amico che era morto poco fa, cioè poco tempo prima, e nessuno Lo lo sapeva. sapeva perché non è che erano in band insieme, però insomma, quando sei in una band non vuol dire che proprio Certo. sei amico forever and ever, no? Magari puoi anche non conoscere particolari della vita di una persona. E quindi mio padre da quel giorno ha smesso con il paranormale perché si è spaventato. Marco, hanno detto che il tuo peluche si è mosso. Allora, ragazzi, dovete smettere. No, si è mosso. Vabbè, comunque, questa è la storia. E poi mi ha detto che una volta. Stava tornando dal cinema, insomma, era sera tarda. Praticamente mio padre andava a piedi, no? Si faceva tutta la città a piedi, Ok. ok? Stava tornando con questo suo amico che viveva vicino a casa sua e a un certo punto dice che vede su una panchina due figure completamente bianche di spalle, cioè tutte bianche. Ok. Bianche di spalle. Lui dice che sta zitto perché dice: Vabbè, sarà stata insomma, ho visto male oppure un'allucinazione. E poco dopo il suo amico gli fa: Riccardo, ma hai visto? E lui fa: Cazzo, ma anche tu l'hai visto? E anche il suo amico aveva visto queste due figure bianche di spalle. E quindi queste sono le due esperienze che mi ha raccontato mio padre. Allora, cioè, ero proprio all'oscuro di questo mio passato. Spirituale di mio padre. Ero solo convinto che mia mamma fosse una strega. Mia mamma è convinta di essere una strega, ve lo dico, cioè proprio convinta, ma proprio convinta. Anche mio padre è uno sciamano, a quanto pare, non lo so. Cioè, quindi diciamo non è che gli è successo qualcosa di brutto, semplicemente ha realizzato che potrebbe essere una cosa vera e quindi per paura non l'ha più fatto. Potrebbe essere il più. Cioè, si vede che quando ha visto il nome di quella persona si è spaventato. Si è scantato, come insomma, se c'è qualche siciliano all'ascolto, e quindi ha smesso poi. Io voglio provare. No, no, però è No, no, pericoloso, no. no? Sicuramente se provi, non con me, anche se non ci credo. Non ci credo, ma non lo faccio. Ma tu c'entri con una seduta spiritica in realtà. Scusa, Anna? Io ho ricordi. Vabbè, Cosa vuol dire che c'entro con una seduta spiritica? poi quando racconto la mia storia dirò perché c'entri. È uscito il mio nome dallo spirito? No, lo No, sapevo. sei uscito tu. Vabbè, ascoltiamo questa storia e poi magari una storia un po' più corta, così poi ci racconti Yes. la tua incredibile. La storia che voglio raccontarvi inizia il giorno del battesimo di mia nonna, quando il prete, nel dire la benedizione, ha sbagliato a pronunciare il suo nome. Ok. Dalle mie parti si dice che se accade questo, il bambino comincia a vedere i morti e, per nostra sfortuna, è stato così anche per lei. Fin da piccola ha sempre visto e parlato con gente defunta, gente che il più delle volte neanche conosceva. E il giorno dei morti li vedeva in processione che tornavano uno a uno a casa propria, tutti vestiti di bianco. Ok. Diciamo che c'era gente che non le credeva, me compresa, e gente che invece era convinta che lei dicesse la verità. Un giorno però è successa una cosa stranissima. Mia nonna era affacciata alla finestra e diceva di vedere il marito, ormai morto, di una sua amica. Mi diceva: "Senti, mi sta chiamando." E in quel punto l'ho raggiunta e l'ho presa per un braccio per farla tornare a sedere. Nel momento stesso in cui l'ho toccata, però, ho visto anch'io quell'uomo. E insomma, per paura stavo per sentirmi male. In seguito ho scoperto di avere degli effetti collaterali dovuti all'assunzione di un antibiotico che, raramente, può portare a allucinazioni. Mentre per quanto riguarda mia nonna, non so più dirvi se è semplicemente pazza o se questi morti li vede davvero. Marco, sei paralizzato. Io non voglio commentare questa storia.
Perché la nonna vede i morti? Anche mia nonna. Aspetta, dovrei chiamare mia mamma perché non mi ricordo bene. Però anche mia nonna. Mia mamma mi diceva che mi pareva vedesse ogni volta che vedeva in sogno. Cioè, c'era suo marito defunto che le veniva in sogno e le diceva cose che poi effettivamente si avveravano a mia nonna. No, Ah sì? Ma sai che anche mia nonna fa tipo il malocchio, quella roba lì? Cioè mia nonna non fa il malocchio, semplicemente non che fa il durante. malocchio, se ti leva il malocchio. Ah, ti leva il malocchio? Ma scusa, è una famiglia di maghi, streghe. Lo so! E non so cosa dirti! Vediamo se tipo mia mamma ha una storia, la sua storia più assurda in cui che le è successa. Non gli ho detto niente, però io la chiamo. Magari non mi risponde. Allora, Vai mamma. una, ne racconto una. Vai. Allora, quando ero molto tesa, nervosa, il cassetto del CD, il lettore CD, si apriva da solo. Ah, quando eri in ufficio. Sì. E io sapevo che quella sarebbe stata una giornata no. I miei colleghi poi avevano capito perché veniva il tecnico, io gli chiedevo, le prime volte non capivo neanch'io, ma si apre da solo il CD, ma io non devo inserirlo, non ho toccato nulla. Veniva il tecnico, controllava, per cui andava bene così, lo chiudeva e poi automaticamente si riapriva. Cioè, quindi smettila, c'è papà che vuole farmi spaventare. Quindi io avevo tutto il giorno questo CD che si apriva, questo lettore che si apriva e anche se lo richiudevo si riapriva di nuovo, per cui lo lasciavo aperto tutta la giornata. Poi il giorno dopo passava, cioè non succedeva più nulla. Un'altra volta invece, se posso raccontarla, Sì, posso ma raccontare la seconda. quella in cui hai fatto esplodere tutto, racconta. Ah, no, 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 non è esploso niente. Allora, praticamente una mia collega era assente e io dovevo lavorare sul suo PC per portare a termine un suo lavoro. Chiaramente non volevo andare in quella stanza perché, vabbè, c'erano dei problemi, dei disagi con altre persone, comunque mi innervosiva e ho chiesto al tecnico. Posso lavorare sul mio PC? Lui ovviamente mi ha detto, ma no, ma è più semplice se ti sposti e vai di là. Io non volevo, quindi appena ho schiacciato l'interruttore per accenderlo, un errore stranissimo e si è bloccato. L'ho chiamato, ormai il tecnico mi conosceva bene, l'ho chiamato. Dicendo, guarda, non so cosa è successo, ma io ho solo schiacciato l'interruttore e questo è l'errore. Ci ha smanettato un po', Ero ma tu il caspita, io computer, non cioè ho mai i tuoi capito, cioè, poteri. non si è mai rovinato, non si è mai rovinato un file di sistema così, cioè, incredibile, non capisco. Alla fine ha preso l'hard disk, me l'ha spostato, e praticamente ha fatto in modo che io potessi lavorare sul mio Lavorassi là. PC. Senti una cosa, mamma, Sì. ma così mi sta venendo un dubbio, ma perché mi si continua a rompere le macchinette del del caffè. Non è che stare con te al telefono, perché ho fatto un calcolo e in 4 anni ho cambiato 3 macchinette del caffè. Non penso di riuscire così a distanza. E poi perché dovrei avercela con no, io non ce l'ho con Ma tu te, non lo fai tantomeno per apposta, i tuoi ma non lo fai motivi che. apposta, mamma, Ma secondo me. no, ma adesso succede. Sì, no, ho capito, però devo essere vicina io. No, no, così a distante. No, no, non accusarmi sempre di cose che non sono vere. Non ti accuso sempre, solamente spesso. Comunque, grazie mamma per questa tua, come si dice, testimonianza, perché io stavo raccontando in chat che appunto tu sei una strega che prevedi le cose, succedere cose, quindi stavo raccontando questa cosa. Vabbè, in tutto ciò magari ne parleremo in una live con te ospite presente. No, ma Grazie per... quella è telepatia, È è un'altra telepatia, è cosa. un'altra cosa. Sì, forse è più telecinetica mia mamma che strega, effettivamente. Va Va bene, bene, dai. ciao bella, un bacione. Un abbraccio. Ciao ciao. Ciao, Anna. Ciao.
Anna ci racconterà questa storia che io ho rimosso dalla mia testa perché non ho la minima idea di cosa sta per dire, però va bene, vai Anna. Allora, da quando sono in Corea ci sono state diverse esperienze paranormali. La prima è quella che ha messo più ansia sia a me che alle mie coinquiline. All'epoca vivevo con Rossella e Bora, forse. Comunque, Deve essere proprio tanti anni fa allora. sì, è quando eravamo ad Onde, quindi era almeno 7 anni fa, ok? Ah, beh, allora proprio un'epoca fa, sì. Esatto. Abitavamo tutti assieme. Un giorno ci rendiamo conto, noi avevamo una bottiglia di vino di riso di Maccollì, ok, ce l'avevamo messa in soggiorno vicino alla finestra, chiusa, completamente chiusa, ok, cioè non era svitata. Fatto sta che ci accorgiamo, andiamo per berla, cioè per aprirla, e ci accorgiamo che era metà vuota. Ho detto, ma com'è possibile che sia metà vuota se è appena l'avevamo presa da pochi giorni, poi non è che può evaporare se è chiusa, no? Cioè, era proprio chiusa ermeticamente. Praticamente Era era chiusa, chiusa, era ok. sigillata, cioè la bottiglia era a metà, ma il tappo c'era ancora. Esatto. E fatto, diciamo, boh, strana questa cosa. Controlliamo dopo qualche giorno e il liquido all'interno continua a scendere. Non solo quel liquido di quella bottiglia, poi ne avevamo messo un'altra e anche quell'altra bottiglia continuava a scendere il liquido. Quindi noi, boh, vabbè, sarà qualche effetto fisico strano che non conosciamo, però è strano perché non era mai capitato, cioè anche adesso ho un sacco di bottiglie di quel tipo di alcoliche, non è che spariscono e evaporano anche se non le beviamo. Una notte poi stavo dormendo, mi sono svegliata all'improvviso perché ho sentito freddo, mi sono seduta sul letto e mi sono accorta che davanti a me ci stava una signora coreana con i capelli lunghi e lisci che mi fissava. E in quel momento ho cercato di urlare, ma non riuscivo ad urlare perché avevo troppa ansia. Mi sono ricordato, ho detto, aspetta, ma gli animali di solito se c'è qualche fantasma lo riescono a sentire, giusto? E di solito i cani dormono sempre sul mio letto. Quindi ho iniziato a cercare i cani, non c'erano. Ho detto, dove sono i cani? Mi rigiro e la persona è sparita. E questa cosa è successa per le notti seguenti un paio di volte, altre 2 volte. Fatto sta che da quel giorno, i cani, appunto, vi ho detto, dormivano sempre in camera mia. Da quel giorno non sono più entrati per circa un mese all'interno della mia stanza. Ogni volta che li portavo dentro, perché avevo comunque paura di dormire dentro questa stanza, perché avevo visto sta tizia. All'inizio pensavo fosse un fantasma, però i cani li portavo dentro alla stanza, iniziavano a tremare. E in particolare Bella, quella, la femmina, fissava il muro e fissava il muro, tremava e abbaiava continuamente. E poi scappava fuori dalla stanza, una cosa che non ha mai fatto prima, cioè, quindi non riuscivo a capire. Quindi io ho dormito poi per circa un mese davanti al. No, davanti, sopra il divano, perché non volevo entrare in quella stanza perché metteva l'ansia. Un giorno cioè non è che posso dormire tutta la mia vita sul divano, no? Un giorno ci siamo messi, avevamo cercato su internet tipo una preghiera da dire, un qualcosa da dire per parlare con i fantasmi, per mandarli via, per farli uscire dalla casa, ok? Ci siamo messe sedute in soggiorno a dire questa preghiera. A parte che appena iniziato è entrata una folata di vento e tipo una campanellina che avevamo iniziato a suonare, però vabbè, ok. Mentre facevamo questa specie di rito, la porta è iniziata a fare bam bam bam, ho detto, oddio, chi è? Andiamo ad aprire, eri tu. Ah, ecco perché non mi ricordo, Eh sì, ok? perché tu Perché non ero sapevi cosa fuori. stavamo facendo in quel momento. Ma Quindi, scusa. No, finisci. no, però da quel giorno i cani sono ritornati a entrare in stanza e era Marco che infestava la casa. I cani da quel giorno comunque hanno ricominciato a entrare in stanza come se tutto fosse, se nulla fosse successo e io non ho più visto la tipa, gli alcolici non sono più spariti e vissero per sempre felici e contenti finché non ci siamo trasferiti in un'altra casa ed è ricominciato questo problema. Però intanto. Scusa un secondo, ma tu quando hai visto questa signora eri alzata, cioè ti muovevi nella camera? Ho sentito freddo, mi sono alzata sul letto, cioè mi sono messa seduta, mi sono girata e me la sono vista davanti. Perché?
che non so cioè, se che mi fissava. essere una paralisi del sonno, capito? Ma non ero paralizzata, mi sono seduta, l'ho vista, ho detto porca troia, ho provato a urlare, ma non, mi faceva troppa paura, mi son girata per cercare i cani, non li trovavo. Poi mi sono rigirata e non l'ho più vista. Cioè, mi muovevo, non è che fossi. Fatto sta che poi mi sono subito alzata per andare a vedere se c'era Rossella o chi era che abitava con me. Non voglio fare questa live. Comunque, fatto sta che in questa casa non ci sono fantasmi, viviamo tutti tranquilli. E in Corea si dice che per mandare via i fantasmi dovete prendere delle forbici e metterle tipo mezza aperte in giro per casa. Infatti, nella casa dopo dove ci siamo trasferiti, che avevamo questo identico problema, abbiamo iniziato a mettere frasi appese ovunque, cioè forbici appese ovunque. E da lì non ci sono stati più problemi. Non so, anche in Italia c'è questa cosa di mettere le forbici aperte in giro per casa per mandare via i fantasmi. Non so perché siano le forbici. È stata la nonna di una nostra amica coreana che ci ha detto di mettere le forbici in giro per casa. C'è anche il pesce, devi mettere i pesci morti sotto il condizionatore. Esatto. I pesci morti sotto il condizionatore, è incredibile questa cosa. Immagino il profumo che ci sia. Ma sono essiccati, quindi forse no, non lo so. So che Will nella sua azienda ce li ha. Ah sì? Ai pesci morti per gli spiriti. No, ma i coreani credono tantissimo a queste cose. Tipo, ci sono anche delle scritte fatte con gli ideogrammi che vanno appiccicati all'entrata della porta. Cioè, sono veramente, veramente superstiziosi. Anche tipo quando creano le case, non è che puoi costruire una casa a caso. Cioè, ogni finestra deve avere una sua predisposizione. Deve decidere se metterla davanti, dietro la montagna, dove deve essere predisposto il corso d'acqua, cioè ci sono un sacco di regole che seguono anche proprio per costruire le case per evitare che entrino fantasmi o spiriti del genere, cose del E cose genere, cose del del genere, eccetera. genere, esatto. Io dormivo con il rosario al collo dopo le sedute spiritiche perché mi faceva stare più tranquilla. Beh, perfetto. Vogliamo rifare il sondaggio per vedere se dopo queste storie qualcuno ha cambiato idea? E poi Anche andiamo sì, avanti. è vero. Vediamo se. Beh, Marco intanto sta già cambiando idea. Io non penso proprio, no, no, no. No, non hai cambiato idea. C'è una storia sulla Corea, ragazze. Aspettate, raccontiamo questa Eh sì, sulla. c'è anche una storia sulla Corea. Eh sì, allora questa. Dimmi quando parte la musica che incomincio. Circa 4 mesi fa, io e le mie due amiche ci siamo trasferite insieme a Daegu. Che già trasferirti a Daegu deve tanto coraggio nella vita, perché non so se lo sapete, ma Daegu è la città più razzista di tutta la Corea. Infatti, ci volevo fare pure un video di andare e vedere come mi trattano, però vabbè, comunque, complimenti per il coraggio. La terza sera, verso le 23:40, stavamo insieme in camera mia e stavamo videochattando con altri nostri amici italiani. A un certo punto, vari oggetti, come un bicchiere di vetro pieno d'acqua e un poster, caddero per terra. Una cosa impossibile, dato che il bicchiere stava in mezzo al tavolo e io e le mie amiche stavamo sul letto. Nonostante l'ansia, la mia amica si alzò e alzò il bicchiere rovesciato. Essendoci appena trasferite, volevamo mostrare l'appartamento ai nostri amici che stavano ancora in chiamata con noi. Tutto bene, finché uno di loro ci chiese chi fosse quel ragazzo che ci passò a fianco in corridoio. All'inizio pensavamo che scherzasse, ma non stava scherzando affatto. In effetti era serio. Mi sono venuti i brividi. Non capisco se è perché avevo le finestre aperte prima, quindi c'ho freddo, oppure perché sono venuti i brividi per la storia. Secondo me Vabbè. perché le finestre aperte. Dopo aver chiuso la chiamata, abbiamo controllato in tutta la casa, ma non c'era nessuno, meno male. Abbiamo chiuso tutto a chiave e siamo andati a dormire tutti insieme in camera mia, nel mio letto. Durante la notte ho avuto una paralisi del sonno. Appena ho aperto gli occhi, ho visto un signore seduto sul letto a fissare la mia amica. Naturalmente il giorno dopo ci siamo spostati in hotel, perfetto. Pensate che il signore che ho visto io è lo stesso che fece cadere il bicchiere e lo stesso che fu visto dal mio amico? Questa ragazza ci lascia con una domanda. Sondaggio, secondo voi è la stessa persona oppure
magari presa dall'ansia, ha avuto una paralisi del sonno generica e ha visto persone. E soprattutto, le paralisi del sonno sono effettivamente collegate ai fantasmi? Perché alcuni pensano anche questo. Quindi ci può stare che se vedi un fantasma, poi la sera hai la paralisi del sonno. In tutto ciò vedo che sono aumentate le persone che io dopo questa. Stiamo facendo divulgazione di fantasmi, stiamo convertendo le persone a crederci. Divulgazione fantasmistica. Farei anche questo altro sondaggio, allora. Secondo voi è la stessa persona o no? E comunque, che ansia che è in Corea, perché già questa storia la sento più vicina a me, capito? Vabbè, anche la mia in Corea, secondo me, è piena di fantasmi. Non capisco perché ci sono troppe persone che vedono fisicamente queste cose, capito? Un conto è se dici una luce, un bicchiere, un rumore. Però vedo che ci sono tante persone che hanno delle visioni proprio. E quindi, cioè, è proprio strana questa cosa. Non lo so, anch'io, cioè, io personalmente in Italia, cioè, prima che mi capitasse, ero un po', vabbè, forse ci sono, non lo so, cioè, nel senso, non è che fossi così interessata. Poi, quando l'ho visto con i miei occhi, ma, allora, cioè, io anche quando l'ho visto con i miei occhi, ero sempre un po' scettica, del tipo, vabbè, magari me lo sono immaginata, magari era un'ombra, cioè, me la ricordo perfettamente stampata nella faccia, però c'è sempre l'opzione che magari te la sei sognata ed era un sogno, no? A me la cosa che ha fatto paura era il fatto che i cani per un mese non siano entrati nella mia stanza. Cioè, è quella la cosa che mi ha fatto. Perché io magari ci sta, mi sono suggestionata, ma loro che vivono all'interno della mia casa, della mia stanza e stanno sempre sopra il letto, all'improvviso non entravano, abbaiavano al muro. A me è quello che ha fatto veramente credere che ci fosse qualcosa. L'ansia. Qualcosa c'era, perché i miei cani che non entrano in una, cioè che non vogliono dormire con me, non è una cosa normale. I cani vedono meglio di noi, sì, infatti. Infatti, per quello io dormo sempre, anche se mi sento un po' strana adesso, cioè se sento che qualcosa è strano, se vedo che i miei cani stanno dormendo tranquilli sul letto, allora mi tranquillizzo, li uso come allarme. Vi racconto la mia esperienza, che Vai. però è nella mia testa molto confusa, perché è una cosa che è successa un sacco di anni fa. L'ho già raccontato una volta, mi sembra, quindi chi è proprio hardcore fan forse già lo sa. Però praticamente io ho solamente questo ricordo, che stavo dormendo nel letto dei miei genitori, quindi vuol dire che ero piccolino, perché ho dormito nel letto dei miei fino a, boh, non mi ricordo. Elementari comunque, ma era il pomeriggio comunque, non era la sera. Sì, quindi dormivo nel letto dei miei perché era un letto più comodo perché c'avevano il lettone. Mentre io invece, che a differenza di Anna, non vivevo in una casa da ricchi, praticamente c'eravo, cioè io avevo un divano letto che dividevo con mia sorella. Quindi tipo mia sorella c'aveva sotto un materasso che usciva da sotto e il divano diventava invece poi il mio letto. Però cioè, era proprio il divano, cioè non è che era come un divano letto che tu ti riprendi e tiri giù, capito? Era proprio un divano. Perché sto parlando di sta roba? Beh, era molto scomodo Ok, dormire nel letto ti è dei miei. proprio scioccato questo divano, ok, un Era. trauma. Io dormivo sul divano, non sul letto, vi rendete conto? Io non dormivo sul divano letto, io dormivo su un divano, Io avevo la mia ok? stanza. Tu avevi la tua stanza in quattro bagni e io avevo solo un bagno in Quattro quattro. bagni, allora smettiamo questa storia di quattro bagni. Quanti ne avevi? Tre. Ah, scusa! Vabbè, un bagno a testa praticamente. No, eravamo in quattro. Ah, Madonna, deve essere stata veramente dura la vita. No, no, non ho avuto problemi di bagni, no. E noi in quattro con un bagno solo la mattina per andare, due che andavano a scuola e due che andavano in ufficio. Adesso ne hai due solo per Infatti io adesso sto compensando con il bagno in cui faccio la doccia e il bagno in cui faccio la cacca, però te. nella mia vita. Ah, Ok. Io ne ho due e funziona solo uno adesso, vedi? È vedi, questo è il karma però, il Anna. karma, adesso si intasa troppo l'altro bagno. Quindi. Però ma non torniamo a parlare di cacca ogni volta, continuiamo questa storia del fantasma. Aspetta, no, un secondo, eravamo in cinque con un bagno, Lulu Vicky, Hai Visi, visto? c'è gente che era messa peggio di me in cinque con un bagno, grazie, io Guarda, anche Emma, un bagno 5 persone tra cui 4 donne.
Grazie, ma no, veramente. Facciamo un sondaggio sui bagni, scusate moderatori. Quanti Sei bagni? con un bagno, no, vabbè. Allora, Marco, ma tu eri proprio un borghese. uno o più di uno, per favore, perché questa è la differenza tra avere un bagno, perché già averne due, essere in cinque fa già tanta differenza, perché dimezzi già i tempi. Però chi aveva solo un bagno e chi più di uno? Ho bisogno di questo sondaggio per un po' come, sentirmi meglio come stesso, anche se magari c'è un tipo due. Vabbè, comunque, stavo dormendo, a un certo punto mi sveglio, mi alzo, mi giro, guardo la finestra fuori. Ok. Stava Peter Pan. Immaginavo qualcosa di... Ok, ci stava Peter Pan, ma è tipo era la mia cotta Peter Pan. Non ci stava Peter Pan, lui ci stava l'ombra che io da bambino ho associato a Peter Pan. Ah, Ok? ok, era il tuo inconscio, hai visto un fantasma, però per non farti prendere troppa paura, il tuo inconscio l'ha trasformato nell'ombra di Peter Pan. Ma secondo me perché non avevo altre associazioni, perché quando sei bambino non conosci fantasmi, mostri, quelle cose lì. Quindi nella mia testa ho visto Peter Pan. Ora, secondo me è stata la mia prima paralisi del sonno, secondo me. Può Però non essere. lo so, perché non mi ricordo se ero alzato, se ero solo nel letto, non mi ricordo se mi muovevo o no, perché ero troppo piccolo. Però il mio primo ricordo di questa cosa che dico, cos'è questa cosa paranormale? È Ma questa. ti ha fatto paura? Cioè, era una cosa che ti No, faceva paura? No, perché era Peter Pan. Non è, no, Peter Pan non fa paura, Anna. perché paralisi del sonno non è solitamente una cosa paurosa. Non lo so perché non l'ho mai avute. Allora, non per forza, nel senso che la maggior parte delle volte sì, ma non per forza, puoi anche vedere cose belle. Ah, ok, quindi non è per forza una cosa paurosa. Non per forza, ma fai un 95% sì. Però può capitare, appunto, magari anche un bambino che non ha nel suo immaginario il mostro, capito? Magari non, il cervello non riesce a associare una cosa cattiva, quindi vede semplicemente allucinazioni positive. Anche angeli si possono vedere, tante Ah, persone ok. hanno visto angeli, cose del genere. Diciamo che di solito, secondo me, se vogliamo parlare a livello scientifico, essendo che sei in paralisi, che non respiri, è più facile che il cervello associ cose brutte al fatto che non stai respirando. Ragazzi, il 53% solo un Hai bagno? visto, Marco? Insomma, non è che eri in una situazione così poco comune. No, io non sto dicendo poco comune, però sto anche dicendo che la metà delle persone ha più di un bagno, è tantissimo. La situazione peggiore era assolutamente quando scendevo giù in Sicilia e noi dormivamo a casa dei miei zii, che saluto la famosa zia Giovanna della Parmigiana. Però eravamo loro in quattro, noi in quattro, con un bagno, quindi in otto con un bagno. In otto con un bagno, quella è dura. Cioè, In otto. devi farti proprio una schedule. E tra l'altro mia mamma, mia sorella, mia zia e loro hanno due figlie, quindi le mie cugine sono due femmine, quindi cinque femmine, tre uomini e un bagno. Ma poi l'odore, perché c'è, cioè, nel senso, otto persone che fanno la cacca una dopo l'altra. Cioè, perché al mattino è il momento della cacca. Cioè, è complicata la cosa, no? Ma mi ricordo anche che si fare la cacca era complicata, ma poi c'è, cioè, quando si va al mare, poi tutti si devono fare la doccia, capito? Eh no, vabbè, la Otto doccia, sì. Tutti persone che si fanno la assieme. doccia, vuol dire che tu non puoi usare il bagno per 3 ore, 4 ore, e se devi fare la cacca o la pipì, capisci? Era roba In complessa. giardino. Non, in giardino, cioè avevo un bagno, c'aveva il giardino, secondo te quella casa era un appartamentino? È un Ah, ok. appartamentino perché vivono ancora lì. A cui tra l'altro ho dato fuoco, ma questa è un'altra storia. Ma scusa, Marco, un bagno solo e già gli dai fuoco, eppure gli dai No, fuoco. l'avevo raccontato, qualcuno che ha visto i miei video vecchi Q&A lo sa, io sono stato accusato di aver dato fuoco a casa di mia zia Giovanna per anni e anni, quando ero bambino, perché la casa ha preso fuoco effettivamente. Ok. E io ho sempre accusato mia cugina invece. Praticamente stavano giocando con i fiammiferi e il fiammifero si è acceso. E lei l'ha buttato nel cestino che ha la carta che aveva. Giustamente, eh.
Aveva la casa, sì, erano piccolini proprio, però tipo fai 5 anni, 6 anni, 5 Sì, anni, ci sono sta, dai, non ci piccoli. hai pensato. E non l'ho fatto io, smetti. Comunque, Ok, va bene. essendo che io ero quello più grande e il maschio, non lo so, non lo so, comunque sono sempre stato accusato io e dicevo, ma no, è stata mia cugina, ma non facciamo nomi, sarà poverina magari, però anche perché ha un nome molto, molto particolare, mia cugina, quindi magari poi viene riconosciuta. Però, no, sono sempre stato accusato per tipo 20 anni, dopo 20 anni mia cugina ha ammesso di essere stata lei. Ah, ok, dai, allora è uscita allo scoperto. Mi è tolto, grazie al cazzo, però dopo 20 anni è facile uscire allo scoperto. Comunque. Vabbè, dai, non eri un piromane, dai, ma tu eri un po' il capro espiatorio, insomma, tutti ti prendevano come un bullo, era colpa, tu non sapevi guidare, facevi gli incidenti, in realtà era colpa delle ruote, tu davi fuoco alle case. Eri un po' un piromane, eri proprio un bullo. Io No, comunque. sono utilizzato dalla mia famiglia per troppo tempo, comunque. Eh già. Comunque, tornando a parlare di fantasmi, visto che i cesti e i piromani non era. Ho visto nei commenti, ho letto una cosa che mi ha fatto tornare in mente un altro ricordo. Ghost Girl ci diceva che nel paesino in cui abita c'è una chiesa dove dicono fare gli esorcismi. Ed effettivamente ogni volta che passa sente gente che grida. Mi è tornato in mente che in realtà anche in Corea c'è questa cosa. A me non mi ricordo in quale casa fosse. In coreano. Ah, oh mio Dio, oh mio Dio. Oddio, ho aperto. Oh mio Dio. Ho aperto dei ricordi. Davvero che parlando ti vengono in mente cose che il tuo cervello ha bloccato? No, vabbè, ma io ho dei ricordi incredibili, Marco. Beh, allora, praticamente la mamma del mio ex. Li voglio sentire? No. Ah, ho capito qual è, quella della macchina. Ah, anche sì? Sì, è vero. Ah, anche un'altra? No, No, vabbè. no, cioè, ma perché? Allora, la mamma del mio ex era andata a casa loro, praticamente nella casa a lato. Questo non lo so se te l'avevo detto. Comunque, in Corea ci sono gli sciamani. E gli sciamani fanno anche riti tipo di esorcismo per invocare spiriti, eccetera. E mi ricordo che ogni volta che rimanevo a dormire lì, nella casa a lato si sentivano urla, ma proprio strazianti che uscivano, che all'inizio pensavo veramente stessero uccidendo qualcuno, quindi mi sono affacciata, non avevano messo ovviamente come si dice, le tende, quindi si vedeva tutto dentro, e c'erano questi che ballavano tutti vestiti con gli abiti tradizionali, con come si chiamano, dei campanelli e facevano i riti, quindi in realtà in Corea questa cosa si sente molto spesso. Però sì, la mamma del mio ragazzo, praticamente lei inizialmente era buddista. E ogni volta che si trasferiva in una casa nuova c'era gente che a caso andava a bussare alla porta di casa. È capitato pure una volta che c'ero io. E praticamente gli chiedevano ma chi fosse, perché era lì, perché era tutta gente che vedeva i fantasmi. E tutti andavano in casa sua perché vedevano che la casa era accerchiata da fantasmi, cioè c'erano spiriti ovunque, ma questo non solo in un posto solo. Cioè, ogni volta che si trasferiva in una casa diversa, aveva queste persone che le andavano a trovare a caso proprio per chiederle come facesse o cosa succedesse all'interno di quella casa. Praticamente aveva i fantasmi che la seguivano ovunque. E ha detto che questa cosa è cambiata, cioè non è più venuta gente, solo quando lei da buddista è passata a diventare cristiana. Ha iniziato a studiare per diventare. Non è cattolica, è protestante, quindi anche le donne possono diventare pastori. Da quando è diventata pastore, non so se ci sia il femminile, allora i fantasmi hanno smesso di comparire. Cioè, non è che lei li vedesse, gli altri li vedevano ed erano sempre attorno a lei. Da quando è diventata pastora, nessuno è più andato a casa sua. Bello. Esatto. Ma io voglio che racconti almeno come ultima storia quella che lei rotola fuori dalla. E vabbè, mi raccontava che lei non è che proprio li vedesse questi fantasmi, però probabilmente le stavano attorno perché l'avevano su con lei per qualche motivo. E io non ero presente, però era presente il mio ragazzo dell'epoca, il marito di lei e la mamma. Stavano in macchina, in superstrada, stava andando tutto bene, stavano guidando anche abbastanza veloce. All'improvviso lei ha sentito qualcosa, ha detto no, inchioda, inchioda, il marito ha inchiodato.
Senza che nessuno toccasse niente, la porta della macchina si è spalancata all'improvviso, lei è volata fuori dalla macchina e ha iniziato a rotolare giù dalla collinetta che c'era. È rotolata giù da una collina. A me fa Fa ridere, non lo so, quando me l'ha raccontato io mi sono messa a ridere perché mi sono immaginata la mamma che rotolava. ridere e paura allo stesso Sì, no, tempo. esatto, no, è stato come l'ha raccontato, che il rotolare giù da una montagna, cioè, usato proprio, ha rotolato giù per la collina, e non lo so, mi faceva troppo ridere. Che non Comunque, fa Marco, male. tutti volevano sentire l'audio. Ah, allora sentiamo l'audio. È corto, dai, 1 minuto di audio. Va bene, io al limite non ascolto. Vabbè, le cose peggiori le abbiamo sentite, secondo me, dai. Allora, partiamo con l'audio, speriamo si senta. Ma l'audio mette Ciao. ancora più ansia perché è una persona che lo dice, non E siamo però noi. non c'è la musica inquietante, dai. Ma io manco la sentivo la musica inquietante Ah prima. no? No. Perché no? Boh, non si sentiva da qua, Ah. dall'applicazione. Ah. Ma vabbè, ok, andiamo avanti. L'audio lo Ciao senti? Marco, mando questo audio per Prova. la rubrica cose spaventose. Non lo senti? Ma meglio così, Anna, te lo dico, guarda, io sono felice che non li rubo. No, 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 io devo fartelo sentire, Marco, non preoccuparti. Ok. Tu lo vedi lo schermo mio? Sì. Allora. Vedo il tuo schermo, cosa vuol dire? Ora me l'hai tolto lo schermo, amore. Sì, lo so. Ok, ci siamo. Ora lo sentirai. Ok. Ciao Anna, ciao Marco, Senti? mando questo audio per Sì. la rubrica cose spaventose, cose paranormali. Ma cosa paranormale che mi è successo è che quando mi sono trasferita nella nuova casa, dove abito adesso, è successa una cosa un po' paranormale che ti fa pensare, ma ci sono i fantasmi in casa mia? E quando ho dormito per la prima volta in questa casa, io in quel periodo non dormivo quasi mai la notte, cioè dormivo pochissimo la notte, al massimo un'ora. E quindi la mattina, il pomeriggio, dormivo quasi sempre. Una di quelle notti, c'era cioè la notte in cui dovevo dormire in quella casa, non ho dormito, stavo sveglia. E quindi ho deciso di scendere giù in salotto. E sono stata un po' col telefono fino a quando ad un certo punto mi sento una mano prendere la testa, proprio tirarmela, e mi giro, non c'è stava nessuno e non sapevo cioè chi era, cioè non c'è stava nessuno perché mia mamma e mia sorella stavano dormendo di sopra e quindi cioè, non sapevo che cacchio chi poteva essere e io ho pensato ma che è un fantasma, cioè c'è morto qualcuno qua dentro, non lo so, però sono troppo spaventoso e tipo troppo spaventata, cioè mi stanno pigliando le paranoie. Madonna, quando ti senti toccare, perché in realtà tra le storie che ci hanno mandato c'era un sacco di gente che si sentiva proprio toccare dai fantasmi, quindi non era solamente una questione proprio visiva, ma proprio fisica. Quello mi avrebbe fatto molto paura. Marco mi sa che stanotte non dorme. Ti mando Bella, tanto lei vede i fantasmi, quindi se... Vero. Se sei in pericolo ti salvo. Sì, bella, Sì. troppo bella, bella, è sempre stata la mia favorite lei, Ma sì, ma bella. lei è così buona. Cioè, si fa fare qualsiasi cosa. Cioè, è Sì, proprio un bambino. guardala lì, si fa anche mettere incinta facilmente, Ah, sì, infatti. si fa mettere. Lei, no, lei è stata proprio messa incinta dallo Spirito Santo. Cioè, solo lei può rimanere incinta di un cane castrato, ok? Santa bella, cos'è? Sì, Santa Bella. Madonna, cos'è? Io voglio una GIF di Bella, però in versione tipo santificata con l'aureola. Ah, ok, va bene. Beh, ragazzi, grazie a tutti di aver partecipato. Ci vediamo domenica, ci vediamo. Marco? Ah, sì, dovrebbe essere ok domenica. Io sto avendo problemi lavorativi, ma dovrebbe essere ok domenica alla solita ora. Ok. Cercando di cambiare delle schedule, però dovrebbe essere ok. Nel caso Vi facciamo sapere su Instagram in caso ci siano cambiamenti. Ok, va bene, ciao a va bene. tutti Ciao belli, ci ragazzi! voglio bene. Ciao ciao!